Quando il cucchiaio rimane piantato dentro, vuol dire che il minestrone l'abbiamo fatto al 100%. Siamo abituati a tagliare le verdure e a mettere tutte insieme all'interno di una pentola, ma la bella cosa è la tecnica che deve venire fuori, è innanzitutto il taglio, ma poi la cottura. Non mettiamo tutto insieme all'interno della pentola, ma ogni ingrediente va tagliato e va cotto separatamente. Una volta sistemate tutte le verdure all'interno della pentola, andiamo a coprire con del brodo vegetale e andiamo a iniziare a cuocere il nostro minestrone. Dopo un'ora e mezza di cottura andiamo a inserire la pasta. Una pasta al farro, sono dei ditalini di monograno Felicetti. Adesso non dobbiamo far altro che aspettare il tempo di cottura della pasta. Il minestrone è pronto e lo andiamo a mettere nella zuppiera. Anche il mio minestrone è una delle 100 ricette all'interno del cofanetto pasta, la guida d'Italia squisita al cibo italiano più amato nel mondo.